Bella a tutti voi ragazzi e ragazze, io sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vedete siamo tornati qui su Town City e soprattutto come vedete siamo ho più molte più costruzioni. Allora, diciamo che posso partire subito. Allora, per fare altre tipologie di costruzione, sostanzialmente quello fondamentalmente mi servivano 15 costruzioni per fare questa missione giornaliera. Quindi ora con questa, ok, accelera 5 volte, quindi ora appena scatterà l'ora di gioco avremo la sostanzialmente accelerazione. Allora, vediamo un po'. Qui sblocca 3 isole e da 15. Quindi posso sbloccarne qualcun altro? Qualche altra. Quasi quasi lo faccio subito, così almeno completo la missione e posso completare tutte e 3 le giornaliere. E non è male come idea. Allora, tanto vediamo subito. Tu vuoi veramente tanto, quindi soldi che al momento non ho. Oppure tu 51 milioni, veramente troppi. Allora direi assolutamente di andare qui sull'isola. Ok, tu è veramente, comunque questi veramente vogliono tanto. Ok. Allora, devo acquistare questo qui. Però sono 535.000 sostanzialmente, no? Quindi per avere 535.000 devo tornare qui a casa e ok, e prendere sostanzialmente le cose. Qui tanto questo sono 10 minuti ancora, però sta lì da una buona mezz'ora. Ok, diciamo che dovrei fare qualche altro abitante. Vediamo quanto mi costano le casette. Troppo e non ho, che non ti posso fare, diciamo il massimo posso fare farlo salire di livello, tanto per fortuna questo, diciamo, al momento non è che costano chissà quanto le upgrade, per fortuna. Intanto in questo modo si riesce a fare qualcosa di più, come per così dire, come soldi, diciamo, perché comunque i soldi che si guadagnano sono al momento sono di più di quelli che si spendono per gli upgrade, e quindi diciamo per fortuna ci sono abbastanza upgrade e cioè, nel senso, in modo molto rapido, diciamo. Quello era il mio codice amico, quindi ve l'ho aperto per più che altro per magari se volete aggiungermi. Quasi arrivato a un'ora di game. Allora, ok. Allora, vediamo ora. Questo tu sei livello 3, no? Quindi, ok, gli altri comunque livello più alto, quindi diciamo che al momento continuo a sfruttare questa costruzione. Ok, intanto stiamo veramente facendo parecchi progressi con il lavoro, cioè nel senso delle persone, perché l'altra volta
eravamo arrivati a giusti giusti, cioè lo scorso video eravamo arrivati giusti giusti a 500 persone e a circa 200 posti di lavoro. Quindi diciamo che l'upgrade che abbiamo fatto è stato veramente veramente alto. Ok, l'ultimo upgrade di casa, cioè nel senso delle varie case. Ok, traguardo fatto. Tu quanto vuoi per finire l'upgrade? Ok, uno. Quanti ne devo fare? 5. Ok. Forse dopo. Allora. Devo comunque, sì, vero, bisogna ammettere che è veramente veramente un gioco ben fatto. Allora, intanto, ok, casetta dello 0 e ti accelero in entrambi i casi, così piano piano si fanno altre missioni e ci danno 1000 di esperienza. Vediamo se salgo di livello. No, non salgo di livello, peccato, perché ogni volta che salgo, si sale di livello danno la possibilità, nel senso danno dei soldi, e quindi avremmo potuto velocizzare abbastanza. Però devo ammettere che vediamo, diciamo che al momento gli unici upgrade posso fare pure qualche upgrade di edifici che portano a casa. Questo qua non costa tanto, quindi lo faccio subito. Quindi allora, uno sicuro l'abbiamo fatto, anzi quasi faccio pure il secondo. Allora, diciamo che ok, mancano solamente due cose da fare. Allora, intanto voglio guardarmi un poco le varie missioni per vedere cosa mi possono dare per. Ok, perfetto. Quindi sostanzialmente al momento l'unica missione che mi può dare delle monete d'oro è quella. Ok, quindi sostanzialmente non è che c'è proprio un granché. Ok, livello 2 quanto mi costi? Poco. Ok, allora tu costi già troppo, quindi no. Perfetto, allora sostanzialmente ora faccio questa cosa, ovvero quella di cambiare. Ok, un po' di soldi me ne ha dati. Tu sempre 535.000. Quindi mancano circa 60.000, che diciamo che finora abbiamo fatto già 50, circa 50.000 tra costruzioni di cose e quant'altro. Allora, vediamo un po'. Allora, diciamo che quello che potrei, l'unica cosa che posso fare per non annoiarvi troppo è di vedere il video, che tanto vi cancellerò. E allora, intanto mentre si guarda il video, tanto dura non chissà quanto, e sostanzialmente questo video permette di raddoppiare per un quarto d'ora
gli introiti delle comunque dei soldi, quindi raddoppiano cioè si dimezzano sostanzialmente le cose che si possono, i soldi che si hanno. Allora, però c'è un grosso problema. I soldi li ho. Cioè il video è finito, però. Vediamo in questo modo. L'unica cosa che posso fare sostanzialmente questa. Visto che il programma si è. Niente, OBS ha deciso di non funzionare. Quindi l'unica. Quindi l'unica cosa che posso fare è sostanzialmente questa. Quindi. Come diciamo? Sì. Allora, niente, sostanzialmente ho deciso di non funzionare OBS. Allora, ragazzi, ora ovviamente risolvo il problema. L'unica cosa che al momento posso fare è sostanzialmente questa, ovvero quella di riavviare il game. Infatti, ecco qua. Ok. Perfetto ragazzi, game riavviato, quindi sostanzialmente problema risolto. Non so perché si era impallato così, però quello che volevo l'ho ottenuto, quindi non devo andare qui per fare acquisti, ma devo cambiare isola. Quindi ti acquisto. Ah, devo acquistare pure l'altro. Ma costa veramente, veramente tanto. Ok, intanto 200 me li hanno date. Quindi è veramente una cosa, cioè, per così dire, cioè, ci vuole veramente tempo per arrivare in un punto. Quindi, allora, vediamo l'unica. Diciamo che le due cose le volevo fare. Io potrei fare quella dei due giochi, però allo stesso tempo non è che me ne dà solo una. Quindi l'unica cosa che posso fare è cercare di ottenere quanta più esperienza possibile, quindi nella speranza di salire di livello e quindi ottenere il quindi cioè, nel senso speranza di salire di livello, quindi ottenere abbastanza soldi per cioè, nel senso ottenere abbastanza soldi per sbloccare l'ultimo pezzo di isola, per mettere l'ultima espansione, per permette andare alla terza isola, e
Ed infine completare l'ultima missione giornaliera. Quindi diciamo che al momento si può dire che soldi ne, sostanzialmente ne ho, qualche po', un poco di tempo ce l'abbiamo, quindi diciamo che vediamo se per almeno oggi si riesce a completare perlomeno una almeno oggi missioni giornaliere, che a parte il primo giorno, nel senso il primo video, non continuare a giocarci altre volte, però cioè andando avanti, però non sono mai riuscito a completare in modo preciso tutte le missioni, almeno perlomeno quelle giornaliere. Allora, sostanzialmente vediamo un po'. Diciamo che quello che mi preme di più è appunto salire di livello. Quindi il tuo livello 3, sicuro non vorrai salire. Tu, sperando che comunque salendo di livello mi danno abbastanza soldi più. Mi danno abbastanza soldi da lo zoom. Ok. Odio lo zoom di questa macchina. E dicevo, sperando che mi danno abbastanza soldi salendo di livello, e diciamo per completare l'ultima espansione, però non mi dice quante esperienze mi manca per salire di livello. Quindi diciamo che allora sono entrato in game, ero appena salito di livello 15, perché già avevo cominciato già da un pochino a stare in game, quindi qualcosa mi avevano già dato. Quindi ok, diciamo il lavoro l'ho fatto. Allora, sostanzialmente sì, a quanto si pare ci vuole parecchio tempo, quindi direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace e seguirmi su tutti i social, quindi su Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.